Ciao a tutti, oggi parliamo di biomeccanica, quindi di come ottimizzare il vostro posizionamento in bici in base all'utilizzo che fate della bicicletta e anche al vostro stato di condizione fisica e atletica. Siamo in serie presso Specialized Italia, in questo caso oggi utilizzeremo il sistema Retool, quindi di fitting Retool, che adesso vedremo come funziona. E con noi c'è Silvio di Specialized Italia, che farà proprio la misurazione su di me, quindi vedremo passo passo, vieni pure Silvio, le cose da fare per ottimizzare e sviluppare una posizione in bici. Silvio, quali sono i principali passaggi, i principali step che dovremmo andare a fare per ottimizzare la mia posizione in bici? Faremo tre passaggi fondamentalmente. Il primo è l'intervista, quindi sarà una breve chiacchierata in cui tu mi spiegherai cosa hai fatto in bicicletta, cosa hai fatto dal punto di vista sportivo, quali sono i tuoi obiettivi futuri sulla bicicletta e qual è anche il tuo stile di vita. Il secondo passaggio invece sarà la valutazione fisica, quindi una serie di valutazioni, di step che mi serviranno per capire qual è la tua condizione fisica al momento, in modo tale da passare poi al terzo step, quindi lavoreremo direttamente sulla bicicletta, andando a valutare qual è il tuo comportamento sulla bici, se c'è qualcosa che possiamo modificare, migliorare e sistemare, chiaramente arrivando dal tuo storico, dalla tua condizione. Certo, ok, quindi io qui vedo un macchinario molto evoluto. Quali sono le funzionalità, quindi l'utilizzo che poi andremo a fare di questo sistema? Questa è una bici specifica per il posizionamento, si chiama MoveSL e ci serve per replicare qualsiasi bici sia sul mercato, quindi ci basta una semplice tabella delle geometrie e noi replichiamo tutte le taglie di tutte le biciclette. Ok, quindi in questo caso con il sistema Retool non partiamo da una misurazione antropometrica, però già da uno sviluppo sulla bici, giusto? Quindi esatto. il cuore e la pedalata, quindi il sistema dinamico. Esatto, io ho impostato la tua taglia, un 56, di una nostra, chiaramente, una nostra bicicletta, e andremo a valutare la tua posizione. Chiaramente con questo macchinario io posso fare delle modifiche molto più in fretta. Se devo cambiare la lunghezza delle pedivelle ci metto 30 secondi, certo. Al contrario di una bicicletta. E puoi modificare anche mentre io sto pedalando? Sì, perfetto. In modo tale da valutare velocemente quali sono le differenze e soprattutto fartele vedere. Benissimo. Allora, io mi vado a cambiare, mi preparo per la bici e iniziamo con l'intervista. Ok, Silvio mi ha fatto un'intervista, quindi poco fa, chiedendomi da quanto tempo vado in bici, che tipo di attività faccio, anche qual è la mia vita di tutti i giorni al di fuori della bici. Un'intervista che è molto importante perché permette di capire quelle che possono essere anche le modalità poi di utilizzo della bici, immagino, perché esatto. Poi come andremo a vedere anche con l'analisi sul lettino, una persona che ha la stessa altezza, mi dicevi, o le stesse caratteristiche fisiche, non necessariamente pedala allo stesso modo, quindi poi lo vedremo con il posizionamento dinamico. Adesso ci spostiamo a parlare di selle e mi spiegavi come funziona questo strumento per scegliere la sella più adatta, altra scelta molto importante nel posizionamento biomeccanico. Sì, questo è un altro strumento Retool, si chiama DSD, Digital Seatbone Device. È uno strumento che permette di misurare la pressione che andiamo a fare nel momento in cui ci sediamo sulla sella, quindi sono circa 700 punti che rilevano la pressione e calcola una media di 2-3 misurazioni diverse in modo tale da essere più preciso possibile e, se abbinato all'applicazione, ci permette anche di dare un consiglio al cliente sulla tipologia di sella. Quindi andiamo a introdurre dei dati di base che sono l'utilizzo della bicicletta, okay, specifica, mountain bike, strada, quello che sarà, le tempistiche medie sulla pedalata e una idea di quella che può essere la posizione della schiena, nel senso siamo più o meno aggressivi in bicicletta. Okay. Esatto. E quindi tu da qui riesci a rilevare anche quella che è la larghezza degli ossi ischiatici, giusto? Sì, la distanza tra le due ossa per avere una buona idea, sempre iniziale naturalmente, perché poi quando ci sposteremo sulla bicicletta avremo conferma o no della bontà. Okay. Ne abbiamo parlato proprio nella scheda video che vedete qui in alto, di come scegliere la sella adatta e la larghezza delle ossa ischiatiche, che è uno degli elementi più importanti. Ok, vai. Perfetto, ti siedi in questo modo, quindi cercando di mantenere busto, gambe e segmento delle tibie tutto a 90 gradi. Perfetto. Dimmi tu se la posizione è questa. Va benissimo, ok. Come vedi andiamo a impostare dei dati rispetto a quello che è il tuo atteggiamento, il tuo utilizzo in bicicletta, quindi abbiamo detto bicicletta da strada, posizione direi abbastanza aggressiva. Sì. Andiamo quante volte in bicicletta? 6 volte a settimana, 3-5? 3-5. 6 magari.
Per una media di 30-90 o oltre i 90? Dipende, fai oltre i 90 anche se siamo al limite. Perfetto. Adesso si procede, ci ricorda di mantenere la posizione. Ok, se tu ti sposti, vedi che i due aloni, che sono i punti di maggiore pressione sul suo strumento, cambiano. Quindi sta registrando in diretta quello che è la pressione. Tu devi stare fermo. Okay. Si parte con una prima misurazione. Adesso solleva leggermente il sedere dallo strumento. Sollevati, anche solo un centimetro. Perfetto. Risiediti. Questo serve semplicemente per fare una media sulla valutazione. E ci chiede di farlo ancora una volta. Quindi su ancora una volta. Perfetto, grazie. Aspettiamo che si stabilizzi e facciamo l'ultima misurazione. Calcola la media di questi tre valori e ci dà 108. A questo punto si può procedere analizzando quelle che sono le caratteristiche di utilizzo della bicicletta, ti può dare un'indicazione più precisa. 108 Silvio, più o meno come lo possiamo classificare, un bacino stretto? Nella media, perfettamente nella media. Okay. 108 ci porta a una larghezza di sella 143, che è quella che noi montiamo di serie sulla maggior parte delle nostre biciclette. Mentre per esempio una misurazione di un bacino largo, per dare un riferimento... è oltre i 120 mm di distanza. In quel caso quindi andiamo su selle oltre 155. E poi dipende non solo dalla larghezza della sella, ma anche dalla forma della sella. Quindi abbiamo dei profili più piatti, che a parità di larghezza danno più appoggio, dei profili più curvi, che chiaramente danno meno appoggio, quindi distanze più ridotte. Quindi qui hai diverse selle in base a quello che abbiamo impostato, quindi tutto quello che è naturalmente sul mercato italiano disponibile, dandoti come prima opzione la Power Rack, che è uno dei modelli sicuramente più polivalenti in assoluto per la nostra gamma. Perfetto. Questa valutazione può essere inviata chiaramente via mail al cliente, quindi se ti interessa ricevere questi consigli. Quindi questa stazione ipoteticamente potrebbe anche essere a parte rispetto al sistema di misurazione. Ci sono diversi negozi in Italia che la utilizzano e la sfruttano. Sì. Benissimo. Ok, quindi Silvio mi ha preso l'impronta, la misurazione del bacino delle ossa ischiatiche, ora mi dicevi che sfruttiamo il lettino per fare alcune valutazioni fisiche, giusto, legate a flessibilità muscolare. Esatto, partiamo adesso a valutare i tuoi piedi, prima di tutto, nello specifico l'avampiede, quindi per favore mettiti in ginocchio, no? In ginocchio. Così? Sì, sali su, così, perfetto. Questo mi serve, stai pure su, questo mi serve per valutare l'avampiede, quindi questa parte del tuo piede rispetto al tallone. Normalmente l'atteggiamento di quasi tutti noi è di tipo varo, quindi l'avampiede che tende ad andare verso l'esterno, e questo ci serve per capire se all'interno della scarpa hai il supporto corretto. Quindi se utilizzi le nostre scarpe Body Geometry hai già un piccolo supporto, semplicemente che va a chiudere questo vuoto. Tu hai un profilo decisamente standard, quindi leggermente verso l'esterno sul sinistro e direi la stessa cosa sul destro. Adesso scendi pure dal lettino, valutiamo nello specifico più il piede. La cosa fondamentale di questo lavoro che faremo oggi è essere a proprio agio, tra le altre cose, quindi ti toccherò più volte. Tu dimmi quelle che se devo c'è fare. Qualcosa che ti può dar fastidio, eventualmente me lo dici. Assolutamente. Quindi, qui valutiamo che il piede sia in asse, quindi sia neutrale, oppure sia di tipo varo, quindi più all'esterno, o di tipo valgo, che è quello che chiamiamo volgarmente il piede piatto, no? Quello schiacciato verso l'interno. Anche qui un profilo abbastanza neutrale, e si va a vedere invece anche l'arco. Tu utilizzi già delle solette custom? Sì, esatto. Ok, perfetto, vieni, siediti qui. Questo strumento è basico, ma può essere molto molto utile sia per il posizionamento che anche in fase di vendita eventualmente delle solette. Le solette sai che possono essere una correzione, certo, o possono essere anche legate esclusivamente al comfort, che comunque va nella direzione della performance. Ok, normalmente basta 10-15 secondi, allarga solo i piedi all'esterno, toglili dalla lavagna, perfetto. Ci va qualcosa di più per te? Probabilmente non hai i piedi abbastanza caldi oggi, febbraio ci sta. Valutiamo in questo modo qual è l'impronta che lascia il tuo piede, quindi il tuo profilo da scarico in questo caso, e poi dopo facciamo la stessa cosa anche in piedi. Con peso. Esatto, okay. Vediamo eventualmente se sotto carico, che è quello che può essere la situazione in bicicletta quando spingi sui pedali, il tuo piede tende a schiacciarsi o no. Se si schiaccia potrebbe essere utile un supporto, sempre un potrebbe, perché facciamo delle valutazioni e vediamo se in bicicletta succede qualcosa che non va bene e eventualmente lo correggiamo partendo da una causa. Quindi prima abbiamo valutato l'aspetto, uno dei punti di appoggio che era la sella, adesso andiamo a vedere
un altro punto d'appoggio importante, che sono i piedi. Esatto, giusto? Pensiamo che i piedi comunque sono fatti per correre, per camminare, non per andare in bicicletta. Certo. E poi hanno una posizione fissa o comunque... Esatto, le suole sono molto molto rigide, tu pensa a un semplice giro di 2 ore in bicicletta, schiacciamo il piede circa 10.000 volte, quindi se non c'è una situazione di comfort potrebbe essere decisamente rischioso. Ok, allarga di nuovo i piedi, per favore. Vedi che il profilo è abbastanza alto, ok? Quindi noi lo identifichiamo poi con le nostre solette, però diciamo che l'arco è simmetrico, perché il profilo è molto molto simile sui due piedi e l'arco è abbastanza alto. Rimetti per favore sui piedi e tirati su, perfetto. Stessa cosa, aspettiamo un po', vediamo come si comportano. Perfetto, spostati pure. C'è un po' di aumento della pressione, ma non così tanta. Quindi sicuramente la nostra scelta sarà indirizzata verso il supportarti al 100%, quindi andare a chiudere quel vuoto che hai sotto le... Per evitare quindi che durante la pedalata il piede possa fare... Esatto, o non sembra collassare moltissimo. Quello che mi preoccupa di più è che magari dopo 8 ore in bicicletta sull'esterno del tuo piede si possa, possa venire fuori qualche problema. Possono essere delle pressioni anomale. Quindi la correzione eventualmente potrebbe essere legata al farti apprezzare di più il tuo giro in bicicletta, stancarti di meno e quindi anche essere più performante. Ok, adesso puoi rimanere semplicemente in piedi davanti a me. A questo punto andiamo a valutare quello che è il profilo delle tue ginocchia semplicemente guardandole rispetto all'asse della caviglia, quindi quelle che sono le creste iliache, le rotule e le caviglie, e cominciamo anche a guardare qual è il tuo atteggiamento normale, tra virgolette. Noi vogliamo sempre cercare di ritrovare il tuo atteggiamento normale, chiaramente il tuo neutrale, sulla bicicletta. Se noi notiamo che tu naturalmente hai le ginocchia che vanno molto verso l'interno e in bicicletta ti trovo con le ginocchia che vanno verso l'esterno, non è corretto. Qualcosa non va, ok? Quindi non vogliamo drizzare le persone, ma semplicemente vogliamo non modificare i loro atteggiamenti. Quindi diciamo che la scelta adatta potrebbe essere quella di assecondare quelle che sono le caratteristiche fisiche, giusto, del ciclista. Cercando di migliorare e di non avvicinarci troppo ai loro limiti muscolari, chiaramente, per non metterli in crisi. Perfetto. A questo punto, vieni, sediti sul lettino, sdraiato. A questo punto ti devi rilassare. Andrò a utilizzare il goniometro per misurare quella che è la flessibilità della muscolatura flessoria, quindi i muscoli posteriori della tua coscia, utilizzando come riferimento questa, che è la testa che chiama il gran trocantere, che mi servirà anche come riferimento osseo anche per lavorare poi con il sistema retur. Okay. Stiamo valutando in questo caso proprio il primo punto in cui la muscolatura comincia ad andare in tensione, quindi volendo io posso aumentare il carico e tirare su di più la gamba, però vogliamo controllare, rilassati, vogliamo controllare che tutto sia nel range, e in questo caso lo è in pieno. Stessa cosa, quindi stessa gamba, però andiamo a valutare la muscolatura dell'anca in questo caso. Qui siamo un po' più verso il tuo limite e stiamo ragionando chiaramente su che cosa? Su quella che sarà la posizione più vicina al tuo limite muscolare sul punto morto superiore e le mani sui drop. Quindi questo ci evita poi di mandarti in crisi quando sei nelle posizioni più aggressive, quindi fermarci un po' prima e essere tranquilli. Anche qui non ci sono problemi sulla tua flessibilità, ma non avevamo grossi dubbi. Rilassati. Voi quindi avete dei range? Esatto, esattamente. Sulla prima valutazione che ti ho fatto, che ti sto facendo adesso, sappiamo che mediamente una persona allenata è tra i 50 e i 70 gradi circa, partendo dal lettino come riferimento, rilassati, mentre invece per la flessibilità dell'anca, quindi la valutazione che facciamo portando la gamba più verso il busto, siamo intorno ai 100-120. Okay. Cancellara, per dirti ai tempi, è stato uno dei nostri primi testimonial per questo sistema di posizionamento, era oltre i 120 gradi di flessibilità. Molto flessibile. Esatto. Tanti. Io quanto sono? Tu sei a 116. Vabbè, quindi discreto. Dai. Decisamente ottimo range. Queste sono due valutazioni molto importanti. Un'altra cosa che andremo a vedere è che Retool ci permette di confermare quando stiamo lavorando poi direttamente sulla bicicletta e la flessibilità e il movimento delle caviglie. Quindi fai per favore una flessione e un'estensione, quindi prima avanti poi indietro, viceversa, dei tuoi piedi. Okay. Se in questo caso notiamo qualcosa di strano, che sia un limite oppure una asimmetria nel movimento, sicuramente lo ritroviamo poi con Retool. Retool
misura tutti gli angoli sia sul ginocchio che sulle caviglie in tutti i punti della pedalata. Quindi di entrambi i lati. E se ci sono delle differenze sulle caviglie potrebbero sfalsare diversi valori, come ad esempio l'avanzamento e l'arretramento della sella, che vengono misurati a destra e a sinistra. Certo. Se ci sono delle differenze importanti, uno pensa magari a una sella sbagliata, a un supporto sbagliato, magari è semplicemente la caviglia che si muove diversamente. E potrebbe essere nel mio caso. Esatto. Prima mi hai accennato al fatto che hai il bacino ruotato, che ti fai trattare per limitare il più possibile questo discorso. Ok, uno dei test che possiamo eventualmente fare è quello di valutare appunto che il bacino sia effettivamente ruotato o che eventualmente ci sia una differenza sulla lunghezza delle gambe. Quindi posizioniamo i piedi vicini, sollevi per favore il bacino 2-3 volte, ok, solleva ancora, ok, abbassati pure, posso tirare leggermente le gambe? Sì. Ok. Vieni su, siediti. Ok. Vedi questa differenza è legata alla tua rotazione del bacino. Normalmente quando hai una differenza sulla lunghezza delle gambe e ti tiri su, quindi io vedo già una differenza a questo punto e tu ti tiri su, il bacino in quel momento lì si ferma immobile, quindi se la differenza è sulle gambe, la differenza rimane. In questo caso sono partito da un test dove le dita erano allo stesso livello e quando ti sei seduto ti sei messo di traverso. Okay. E questa è una cosa molto importante, chiaramente, perché se devi andare a correggere una dismetria agisci in un modo, se invece il bacino ruotato immagino sia diverso. La cosa fondamentale è che noi insegniamo a tutti i nostri venditori che fanno i corsi per il posizionamento e che non siamo dei dottori, o meglio, se qualcuno di noi all'interno dei negozi, che lavora nei negozi, vuole diventare dottore, tutti contenti, vanno a studiare, e conseguono le loro lauree e mettono le mani poi sui nostri atleti e sui nostri clienti. Però questa serie di test che si possono imparare relativamente facilmente ci servono proprio per capire quando fermarci, certo. Quando siamo noi che possiamo fare delle modifiche sulla bicicletta per farvi stare meglio e quando invece dobbiamo fermarci e mandare questa persona da uno specialista. Le problematiche possono essere troppo importanti per correggere. Esatto, e non è giusto che siamo noi a gestirlo. Ok. Benissimo. Scendi pure dal lettino, siediti qua sul bordo adesso, spostiamo un po' per comodità, perfetto, esattamente così. Un po' più avanti, perfetto. Adesso vai giù con il busto, rilassati di nuovo e tengo io le gambe, non cadono. Allargo questa mano, perfetto. Ok, rilassati. Ok, valutiamo tre cose, valutiamo la bandelletta iliotibiale che passa qui di fianco e serve per stabilizzare il ginocchio e che in fase di pedalata può farti uscire il ginocchio eventualmente perché non riesce a trattenerlo nell'allineamento, è una buona condizione. Valutiamo la muscolatura interna dell'anca in questa zona, che se anche qui è tesa tende a tenere la gamba sollevata dal lettino e anche qui non ci sono problemi. E poi valutiamo la muscolatura qui della coscia e quadricipiti, che sai che prosegue e diventa il tendine sulla rotula. Se la muscolatura è particolarmente contratta, tiene in pressione la rotula e non fa estendere perfettamente la parte bassa della tibia, ok? Quindi non ci sono problemi particolari sulla gamba sinistra, torniamo in posizione, rilassati. Ok, in questo caso non lo vedi ma magari lo senti, la gamba destra tende ad andare più verso l'esterno, quindi qui c'è una tensione... Me ne accorgo anche in bici. Perfetto, c'è una tensione di un certo tipo sulla bandelletta della gamba destra. Ok. Impugna pure un ginocchio con le mani e ti aiuto a tirarti su, vieni. Ok, sul lettino per adesso abbiamo finito. Ok. Adesso facciamo altri 2-3 test che mi servono per convalidare un po' quello che ho visto prima e per valutare altre cose. Quindi molto semplicemente vieni su con i pollici così fino in alto con le mani. Hai qualche problema, qualcosa di strano, qualche tensione che senti? Leggermente sulla schiena, ma è una contrattura che ho. Ok, rifallo per favore. Lo valutiamo anche all'esterno. Ok, vieni pure giù. Adesso con le mani senza forzare, mi raccomando, vai giù semplicemente, senza alcun tipo di sforzo, ok? La testa, stai pure giù un attimo per favore, qua hai tensioni? Leggermente qua. Ok, vieni pure su, perfetto. Ok. Adesso per favore con la testa vai fino giù,
adesso torna su e vai tutto indietro. Tutti e due sostenibili come posizione, tensione aumenta su questa? Sì, questa aumenta. Su questa aumenta. Arriva il dolore o aumenta la tensione? No, basta. Soprattutto sulla parte sinistra aumenta leggermente. Ok, a posto. Rilassati, girati verso di me. Fai questo movimento. Piccolo squat, non devi arrivare giù, è proprio un inizio. Perfetto, sali, fallo due o tre volte, per favore. Ok, cambiamo piede. Piano, piano, vai tranquillo. Ok, ancora uno. Ok. Silvio mi ha fatto quindi una valutazione fisica, posturale, possiamo chiamarla, per valutare la mia flessibilità muscolare, dal quale è emerso una rotazione del bacino verso destra, giusto? Sì. Che probabilmente poi si rivedrà anche in bici e andremo a vedere se correggerla o meno. Adesso io sono pronto per pedalare, quindi per la parte più dinamica della misurazione. Come procediamo adesso, Silvio? Mi dicevi mi dovrai mettere dei marker. Dei marker, okay. Sì. Io ho impostato la taglia 56 per te, con l'altezza della sella che dovrebbe funzionare come base. E adesso vado a markerizzarti, quindi vado a mettere appunto dei marker sul tuo corpo di due colori, chiaramente quelli con il collante un po' più aggressivo per la pelle, in modo che non si stacchino, quelli un po' più leggeri per l'abbigliamento. Dopodiché andremo a sistemare due emettitori, uno per lato, e gli emettitori dai punti di riferimento ossei andranno a mandare il segnale direttamente verso la telecamera, in modo tale che noi in modo dinamico andiamo a scaricare, e lo vedremo a video, i dati della tua pedalata, quindi gli angoli, i movimenti del ginocchio, tutto molto nello specifico. Allora cominciamo di solito dal basso e andiamo in alto, quindi dal basso cominciamo sul piede con la quinta testa metatarsale, un secondo marker sul tallone, questo ci servirà per definire l'asse della scarpa, del piede e per valutare poi i vari angoli in fase di pedalata, il malleolo laterale, questa interlinea all'altezza del ginocchio, andremo a vedere poi come rilevarla sul ginocchio, okay. Il gran trocantere, qui la fine dell'acromion qua sulla spalla, l'epicondilo laterale e il centro del polso. Quindi andremo a definire la parte bassa, quindi per avere il movimento della gamba e del bacino, e poi le angolazioni varie del busto e del braccio, dell'avambraccio, okay, quindi per capire. Durante la dinamica della pedalata tu andrai a vedere se i miei angoli sono corretti, diciamo, se rientrano in uno standard, immagino, esatto. di riferimento. C'è uno standard, c'è un range, non per forza devi rientrare al millimetro, ma vogliamo che tu sia sicuramente più vicino possibile a questo range, e soprattutto dobbiamo andare a vedere quelli che sono gli spostamenti laterali del ginocchio, che sono quelli più critici per la pedalata. Ok, ora Silvio mi ha messo i sensori giusto per verificare i miei angoli di pedalata, e mi spiegavi che adesso inizio a pedalare una cadenza fissa. La cosa importante è che si potrebbe fare questa misurazione anche utilizzando la propria bici, giusto? Quindi certamente. Mettendola sul rullo, però esatto. Utilizzando comunque l'analisi video della pedalata. La stessa identica procedura, dipende se vogliamo analizzare la tua posizione attuale, vieni con la tua bicicletta. Se invece oggi potrebbe essere una situazione in cui andiamo a replicare una vendita di una bicicletta, quindi non hai ancora una bici, vogliamo preparare una posizione di base per un acquisto. Ok, quindi adesso io inizio a pedalare, mi dicevi? Sì, l'ideale è pedalare sempre la stessa cadenza, chiaramente una cadenza che utilizzi normalmente tu quando pedali, una determinata durezza del rullo, che anche questo è importante per replicare al meglio, stiamo lavorando sul pavimento, stiamo lavorando per strada, quindi dobbiamo cercare di replicare quelle che sono le condizioni reali, il più possibile. Quindi cadenza, rapporto e durezza del rullo sempre uguale. Ovviamente dai punti di repere, di riferimento, sì. Verranno fuori degli angoli di lavoro che dovrebbero rientrare in dei range che sono quelli prestabiliti, comunque sono delle sì, in base... margini, immagine esatto, di riferimento, poi andremo a vedere quindi se le mie misure sono giuste o le andremo a correggere strada facendo. Perfetto, okay. Pedala pure. Iniziamo. Noi in teoria potremmo, visto che siamo partendo dalla posizione super grezza, per evitare di fare 10 registrazioni diverse ogni volta andare a sistemare qualcosa, io potrei già alzarti la sella. Quello che mi dici tu è corretto. Questo è l'angolo del ginocchio sull'altezza della sella, ok? Okay. L'angolo di lavoro è tra 32 e 42 gradi. 40 gradi, l'angolo che si misura in questa direzione, vuol dire che sei basso. Più sei basso, più si perché apre l'angolo. Perché è su 180, giusto? Quindi fai
No, rispetto ai 180, ok. Quindi se prendiamo l'interno sarebbe 140. Esatto, quindi se tu ti alzi leggermente sui pedali o io ti... Ok, pedala. Qual è il vantaggio di un sistema del genere? Lui continua a registrare e tu in diretta puoi vedere le differenze. Okay. Le differenze a volte si possono vedere, a volte no. La cosa importante è ricordarsi sempre che RTool è un'attrezzatura, un sistema che ci aiuta a lavorare meglio, certo. Ma non è un sistema che ci deve guidare ciecamente nel nostro lavoro. Quindi se io ti alzo la sella e cambia l'angolo del ginocchio o non cambia l'angolo del ginocchio, io devo capire perché e andare a vedere gli altri componenti del tuo corpo che sono stati influenzati, la caviglia per primo. A volte troviamo un angolo del ginocchio che non va modificandosi e quindi per noi è un problema, può essere un problema, in realtà andiamo a scoprire che la caviglia sta recuperando tutta la modifica che facciamo e magari invece di risolvere una problematica andiamo a crearne una nuova. Okay. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quindi ovviamente il sistema, quindi la tecnologia è importante, però poi l'occhio e l'esperienza del fitter è sempre ancora più importante. Stiamo utilizzando un attrezzo, se lo utilizziamo male non serve a niente. Quindi questo è importante ricordarsi, che non serve solo la tecnologia ma comunque l'esperienza di chi la sta utilizzando. Noi abbiamo collegato uno schermo al computer che sta rilevando i dati in modo tale, l'abbiamo posizionato in questo modo apposta in modo tale che tu sia focalizzato sulla strada, come se stessi guidando la bicicletta, perché il sistema rileva i movimenti laterali anche in millimetri, quindi se io lascio il computer su un fianco e tu mentre pedali cominci a girarti per guardarlo, i dati e il movimento del ginocchio potrebbero essere modificati. Quindi cerchiamo di simulare al meglio, quindi concentrati, mantieni questa cadenza, guarda avanti. Io per esempio così ho l'esigenza di buttare un po' il piede destro verso l'esterno, e ce l'ho da sempre. Quindi. Partendo da una posizione molto basica, quindi con dei dati che potrebbero cominciare a funzionare per quanto riguarda il nostro lavoro, iniziamo subito a controllare anche l'altro lato, perché la simmetria tra un lato e l'altro è fondamentale per il nostro lavoro. Okay. Quindi reggiti che ti sposto. Vai. Pedala pure. Allora, adesso abbiamo pedalato spostando anche la piattaforma destra e sinistra e sono venuti fuori alcuni valori in base ai range di pedalata e agli angoli di pedalata. Silvio, mi puoi spiegare quindi questi valori, se c'è qualcosa poi da modificare, se tu pensi che ci siano delle cose che non vanno bene? Vediamo sullo schermo, vediamo 1, 2, 3. 1 sta per gamba sinistra e 3 sta per gamba destra, mentre mi dicevi che il 2 è la differenza fra le due gambe, giusto? Abbiamo queste tre colonne che ci servono per visualizzare, volendo anche in diretta, quello che sta succedendo e paragonarlo con un'altra gamba. Qui stiamo valutando la simmetria sulla tua posizione. Quindi ci interessa in questa fase di valutazione l'altezza della sella e l'arretramento della sella. Quindi i primi valori che andiamo a vedere sono l'estensione del ginocchio massima, che è l'angolo del ginocchio, l'angolo di lavoro, che deve rimanere in un range di circa 32-42 gradi e sei perfettamente al centro. Un ginocchio 36, l'altro 37. Abbinato a questo, anche la caviglia deve lavorare bene. E la caviglia ha un angolo in basso, quindi il punto morto inferiore, dove viene valutata l'altezza della sella, da una parte 94 e dall'altra 97. Tutte differenze più che precise, perché ci può stare un atteggiamento leggermente diverso. Quindi il fatto che ci siano dei valori leggermente diversi può semplicemente anche dipendere un po' dalla mobilità delle articolazioni. Certamente. Okay. Tenendo sempre conto, mi raccomando, che abbiamo fatto queste registrazioni in una condizione identica dalla sinistra alla destra. Vedi la cadenza 96-97. Questo è fondamentale perché sono i valori, pensa a fare una registrazione a 80 al minuto da una parte e a 100 dall'altra parte. Il movimento delle oppure caviglie a 50 magari, esatto, se fai... sarebbe completamente diverso. Okay. L'altro valore che ci interessa in questo momento è l'arretramento della sella, che si chiama ginocchio sull'asse pedale. Questo range va da circa meno 5 al meno 35, quindi indicativamente il nostro vecchio filapiombo dovrebbe essere intorno ai meno 20 mm e abbiamo un valore asimmetrico, da una parte meno 10 e dall'altra meno 23. Dobbiamo sempre tener conto però in questo caso che questa misurazione viene fatta con il piede in avanti, giusto con le pedivelle alle ore 3. Questo valore che è diverso, che è asimmetrico, potrebbe farci preoccupare, potrebbe farci pensare a un'asimmetria
sulla sella o alla tua rotazione del bacino. Mm-hmm. Un modo per controllare se anche qui la caviglia incide e andare a vedere come si comporta in quel punto. Angolo caviglia in avanti, vedi che ci sono 6 gradi di differenza. Quindi questa misurazione da una parte all'altra è sfalsata in parte, probabilmente non al 100%, okay, però in parte è sfalsata. Quindi la gravità di quei 13 mm che vedi, quindi di l'angolo della caviglia che, esatto, in parte incide, potrebbe non essere così grave la situazione. Quindi il ginocchio destro sarebbe... Il ginocchio destro è più arretrato del ginocchio sinistro. Okay, meno 23 rispetto all'asse, quindi è, esatto, 2,3 cm più indietro rispetto, esatto, all'asse. Però tutti e due i valori comunque sono dei valori che rientrano in un range ideale, direi, come arretramento. Okay. Poi abbiamo degli altri dati che non devono per forza rientrare in un range, ma che sono altrettanto importanti, che sono la rotazione del piede e il movimento del bacino in verticale e in laterale. Questi valori ci servono per confermare o meno la bontà di un cambiamento. Quindi noi alziamo la sella, se il movimento del bacino passa da 30 mm a 50 mm, vuol dire che non abbiamo probabilmente preso la strada giusta, abbiamo esagerato con la correzione. Ok, c'è una compensazione. Esatto, quindi ognuno di noi si muove più o meno con il bacino. L'importante, okay, è non andare a peggiorare la situazione. E sono valori che ci possono anche confermare il fatto che la presa bassa sia utilizzabile. Se io nella stessa posizione che sto valutando ti chiedo mentre pedali, ok, passa nella presa bassa, e lì vedo che il movimento del bacino aumenta troppo perché la posizione è un po' troppo estrema per la tua condizione fisica e quindi il bacino va in crisi, arrivi vicino al tuo limite muscolare, quello che abbiamo valutato prima sul lettino, okay, vedo uno scompenso e un aumento di questi numeri. E quello potrebbe anche variare da un periodo all'altro della stagione semplicemente per via della flessibilità muscolare. Certamente. Giusto? I test sul lettino e fuori dal lettino servono appunto per quello, valutare la tua condizione fisica e adattare la bicicletta al tuo corpo, non il contrario, non dobbiamo adattarci noi, è la bici che deve essere modificata per seguire la tua condizione fisica. Quindi noi consigliamo sempre una volta all'anno di fare un posizionamento e di valutare se il modo di pedalare che abbiamo è corretto o meno. È quello che fanno i professionisti, quindi finisce la stagione, camp invernale, si valuta la posizione e si riparte, è sempre la soluzione. Okay, quindi diciamo che si fa una volta, però non è per tutta la vita il posizionamento, no, soprattutto no, se passano gli anni. Sarebbe bello, perché vorrebbe dire avere sempre la stessa condizione fisica anche dopo 20 anni, ma non è così. Passiamo al secondo gruppo di valori, okay, valutiamo la posizione del busto sulla bicicletta, quindi gli angoli che vengono formati dal busto, dal braccio, dall'avambraccio, quindi sia rispetto al terreno, al pavimento, che appunto all'interno della tua struttura. Quindi abbiamo di nuovo dei valori simmetrici, positivo, chiaramente la cosa vuol dire che sei seduto bene, e dei valori che rientrano nella media. Vedi l'angolo dell'anca chiuso all'interno, l'angolo del busto rispetto al pavimento, qui è un angolo che tende ad andare verso il limite maggiore, vuol dire che sei in una situazione abbastanza confortevole, mm-hmm, probabilmente potresti essere un po' più basso, però stiamo lavorando per il momento solo sui comandi, quindi proviamo anche una sessione sui drop, vedere se è sostenibile, se non ci sono problemi, quindi quello potrebbe essere un valore che rimane come lo vedi lì, e anche l'angolo busto sul polso indica una posizione abbastanza raccolta, è l'angolo che si viene a formare appunto tra il marker del bacino e della spalla e il terzo è quello del polso. Tutto il resto è decisamente nella media. Possiamo andare a valutare quella che è la parte tridimensionale, quindi il movimento del ginocchio, mm-hmm, e la posizione del ginocchio rispetto ai piedi, ad esempio. Quindi andiamo sull'ultimo gruppo. Molto importante perché, dicevamo all'inizio, il movimento laterale del ginocchio è sempre critico ed è da limitare il più possibile. Anche qui la situazione è buona, abbiamo un range normalmente che va dai 5 ai 36 mm, tu sei a 11 mm sul ginocchio destro e 19 mm sul ginocchio sinistro. Non ho mai lavorato con una persona che fosse un amatore o un professionista che aveva 0 mm di spostamento laterale, quindi siamo comunque in una situazione buona. Non vuol dire che non possiamo migliorare questa buona situazione, quindi possiamo valutare eventualmente un supporto diverso sulle solette o sull'avampiede, mm-hmm, o la distanza tra i piedi, visto che prima parlavamo del fatto che il tuo piede tende a ruotare e questo è anche testimoniato da una rotazione del piede diversa da un, mm-hmm, da un lato all'altro. Tutte e due i ginocchia tendono ad andare leggermente verso l'interno, vedi meno 3 e meno 1, quando il valore è negativo, okay, vuol dire che il movimento del ginocchio in diagonale tende ad andare verso l'interno, quindi verso il telaio. C'è una postura ottimale, se vogliamo, del ginocchio, del movimento del ginocchio, o comunque dipende molto dalla
caratteristiche fisiche esatto, della persona. Hai detto bene, dipende dalla tua, quella che chiamiamo la tua neutralità. Quindi noi abbiamo valutato in precedenza che tu avessi un atteggiamento neutrale, quindi perfettamente allineato tra bacino, ginocchio e piede, e quindi ci aspettiamo di trovare questo atteggiamento anche in bicicletta. Tu sei comunque già molto vicino a questo atteggiamento, okay. Le ginocchia vanno leggermente verso l'interno. Chiaro, quindi se una persona cammina normalmente con le ginocchia in dentro, è normale che abbia le ginocchia in dentro quando pedala, viceversa è decisamente normale. Ok, quindi non possiamo forzare la posizione. No, non siamo fatti di Lego, quindi non possiamo. Quindi andare... questo anni fa, molti anni fa, la vecchia scuola, se così vogliamo, sì? Voleva far tutti pedalare con le ginocchia molto interno, chiaramente molto interno. Adesso abbiamo scoperto che è una cosa comunque scorretta. Esatto, che può creare dei problemi sicuramente al nostro ginocchio. Ok. A questo punto dimmi tu se valuti che dobbiamo effettuare delle modifiche. Possiamo provare a fare qualche modifica. Dal mio punto di vista sono modifiche abbastanza minime, sono dei piccoli ritocchi perché la situazione è decisamente positiva. Io ho concluso la pedalata, Silvio mi ha fatto alcune modifiche in base ai dati che abbiamo raccolto. A questo punto io scendo, giusto? Sì. E Silvio poi, attraverso uno strumento particolare che ora ci spiega, andrà a riportare, a rilevare le misure della bici, che poi ci darà sul report finale che riporteremo sulla bici da strada. Esatto, andiamo a utilizzare questo attrezzo che si chiama Zin. Questo ci permette di dire chiaramente all'inizio alla telecamera dove è la bicicletta nello spazio, quindi a settare la misurazione. Dopodiché andremo a misurare quelli che sono tutti i punti di contatto e i riferimenti del telaio. Quindi potremo inserire all'interno della tua scheda, appena sarà finita, il dettaglio della tua posizione in sella. Ok, quindi in pratica ti permette di sostituire il tradizionale vecchio metro, una cosa più evoluta. Esattamente, perfetto. Una volta attivato lo Zin rispetto al programma, dobbiamo andare, scusami Nicola, ho bisogno di... Scusami. Mandiamo un segnale verso la telecamera nei tre punti principali in asse sulla bicicletta. Quindi questa è un'operazione che facciamo sulla Move SL, ma possiamo fare su qualsiasi bicicletta. Quindi ogni misurazione che noi andiamo a fare è replicabile su tutte le biciclette e ci serve per scaricare tutti i dati delle biciclette esistenti. Quindi cominciamo con tre punti sull'asse centrale. Il primo è il tappo dello sterzo. Confermiamo ogni misurazione che abbiamo fatto. Il secondo, che dato che ci viene richiesto, è un punto al centro del reggisella. Il terzo punto che ci viene chiesto è una vite del portaborraccia. Qui naturalmente non abbiamo la vite del portaborraccia, ma abbiamo dei riferimenti sull'asse centrale della Move SL. Devi essere quella alta o quella bassa del portaborraccia? Diciamo che ad esempio sulla bicicletta standard cerchiamo tre punti distanti tra loro in modo tale che la precisione nella misurazione sia maggiore possibile. Okay. Anche qui ci mancano le ruote, non abbiamo la ruota anteriore e posteriore, abbiamo due riferimenti esattamente alla stessa altezza. Quando facciamo questa misurazione sulla bici tracciamo anche solo una parte della circonferenza dello pneumatico sul cerchio. Il sistema chiude il cerchio e va a definire qual è l'altezza, la posizione degli assi delle ruote. Movimento centrale, fondamentale per le nostre misurazioni, ok? Ci servirà per definire il reach e stack del telaio, per definire la posizione del manubrio rispetto al movimento centrale, quindi i veri e propri punti di riferimento nella nostra posizione. Andiamo a misurare il manubrio. Come vedi non devo per forza chiudere la mia circonferenza. Importantissimo il profilo della sella. Perché è importante? Perché andremo a definire quella che è l'inclinazione della sella, l'altezza, il sistema misura la sua lunghezza e definisce la sua posizione. La parte superiore del tubo sterzo, anche qui non abbiamo una bicicletta vera e propria, quindi abbiamo un modo di misurare analogo a quello di una bicicletta normale, ma non identico. Le quote che ritroveremo nel report saranno le stesse di una bicicletta di serie della nostra gamma in questo caso. Quando stiamo lavorando su una bicicletta artigianale, ad esempio, è molto utile perché andiamo a scaricare le quote di reach stack, e se vogliamo accedere ad una bicicletta stock possiamo andare a cercare una taglia che sia più simile possibile. Andiamo a tracciare il profilo dei comandi, importante perché questo è il punto su cui
noi passiamo più tempo quando stiamo pedalando, quindi andiamo a definire la posizione dei comandi sempre rispetto al movimento centrale, andando a calcolare l'angolazione, la distanza e il drop rispetto alla sella. A questo punto abbiamo scaricato tutte le nostre misure, c'è una parte del report che dobbiamo ancora compilare con la lunghezza della pipa, la tipologia della sella, la tipologia dei pedali, la lunghezza delle pedivelle. Se noi andiamo all'interno della scheda e clicchiamo su mostra valori, troviamo tutte le misure che abbiamo appena scaricato, quindi dall'altezza della sella, l'angolo, arretramento, i drop e le distanze della manopola dal movimento centrale rispetto alla sella. E cosa molto utile, possiamo anche paragonare queste misure, visto che io ho creato delle misure su una bicicletta per il posizionamento, andrò a riportare queste quote sulla tua bicicletta, la bicicletta che proverai, e posso confrontarle in diretta per vedere se ho riportato le quote nel modo migliore. Eccoci qui, abbiamo finito la nostra rilevazione, il nostro bike fitting. Io mi sono rivestito e adesso Silvio mi ha preparato in pratica il report finale che poi mi invierà e mi stamperà, che io sono tra l'altro molto curioso di provare su strada per vedere le differenze che abbiamo apportato. Una cosa ti chiedo Silvio, in caso di differenze, nel mio caso non c'erano differenze evidentissime, in caso di differenze rispetto alla misura originaria e a quella a cui si dovrebbe pedalare, come si deve procedere se ci sono differenze molto grosse? Quindi procedere per gradi, fare tutto in una volta? Beh, consigliato per gradi, sicuro. E poi torniamo al discorso che abbiamo fatto in precedenza sull'intervista. Cioè, quanto è importante conoscere la persona che abbiamo davanti. Se questa persona pedala solo la domenica un paio d'ore, non possiamo pensare di alzargli la sella di 3 cm in una volta. Certo. Quindi dobbiamo organizzarci il lavoro, organizzare i cambiamenti e soprattutto rimanere in contatto con questa persona. Quindi assicurarci che le modifiche siano fatte nelle tempistiche giuste, con i carichi di lavoro corretti e che tutto proceda per il verso giusto, naturalmente. Benissimo, quindi procedere per gradi. Senti, un consiglio, chi dovrebbe fare un posizionamento, un bike fitting? Possono farlo tutti, magari con obiettivi diversi? Certamente, per noi è sempre consigliabile che tutte le persone che vanno in bicicletta abbiano fatto un posizionamento per godere al massimo della bicicletta, del nostro sport. Quindi chiaramente è consigliato per chi fa tanti chilometri, e non per forza solo per chi ha problemi, ma anche per migliorare le proprie performance, direi. Quindi potrebbe essere fatta o per avere un miglioramento della performance, oppure semplicemente per stare più comodi, senza problemi, magari per tanto tempo in sella, giusto? Esatto, magari alcune persone pedalano da tanti anni ma non sanno di poter andare meglio in bicicletta. Ok, abbiamo già detto che si può fare una volta nella vita, ma in realtà andrebbe fatta, ripetuta almeno una volta all'anno, perché cambiano le condizioni di base, quindi la flessibilità, lo stato di salute, lo stato di allenamento della persona, o comunque farlo almeno una volta, cioè tutte le volte in cui si pensa di cambiare il telaio, immagino. Consigliabile, okay. Sicuramente. Ok. E ultima cosa, credo che sia importante sottolinearlo, durante il video abbiamo visto dei range di lavoro, quindi sì, sia dei vari angoli del ginocchio, dell'anca, della caviglia. Quindi non esiste una posizione uguale per tutti, diciamo, può dipendere quindi da che cosa? Dall'utilizzo, mi parlavi di triathlon e crono ad esempio, che hanno delle differenze. Sì, è un esempio che facciamo spesso, perché tutti pensano magari che crono e triathlon si possa utilizzare la stessa posizione, in realtà sono molto simili, però dobbiamo pensare sempre a quello che succede dopo. Quindi chi fa una crono quando finisce la gara deve aver fatto un risultato, si ferma e si siede, può, certo, anche essere stremato. Invece quando si finisce la parte in bicicletta nel triathlon, si deve scendere e si comincia a correre per 5, 10, 20, 40, 2 e a volte anche di più. E quindi bisogna avere una situazione un po' più confortevole che ci permetta di mantenere un po' di freschezza muscolare. Perfetto. Quindi ecco, abbiamo capito che dietro la biomeccanica c'è effettivamente un mondo, tanta conoscenza. Non esiste un valore ideale uguale per tutti, perché cambia in base alle condizioni che ognuno di noi ha e al tipo di utilizzo che fa della bici. Quindi questo è molto importante da sottolineare, perciò per stare meglio, per pedalare più a lungo, probabilmente è una cosa che tutti dovremmo fare. Quindi per ora io ringrazio Silvio, vi saluto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci sulla nostra pagina Facebook bicidastrada.it, e un saluto a tutti, a presto! Ciao!